Apritemi le porte della giustizia. Ma da quanto tempo siete qua in attesa? Dalle 2:30. Veniamo dalla Basilicata, provincia di Potenza. No, con la macchina. Impieghiamo 3 ore e mezza, 4 ore. Sicurezza, sto tranquilla. Per qua, ci sono controlli dappertutto, però mi aspetto il Papa, del resto è bravo. Papa Francesco è qualcosa di eccezionale. Io sono il marito, quindi siamo insieme, una famiglia di 4 persone, siamo venuti per questa occasione. Siete qui da tanto? Sì, da un'oretta. Noi veniamo da Castel Gandolfo, però la nostra comunità oggi ha avuto un convegno sulla misericordia perché siamo le suore ospedaliere della misericordia, quindi siamo numerose, siamo pronte, volevamo proprio partecipare a questo evento grande e importante per noi. I come from America, I came for the Jubilee. Well, actually I study here. When did you arrive here? I've been here since 2 di novembre. Yeah, November. We've been studying in CEA. When did I arrive here? Yes. Oh, we've been here since like 4:30. Yeah, waiting in line. Well, I don't know. I kind of just want to see the holy door get open and hopefully pass through it if we have a chance. I don't know if we are allowed to. Si è ufficialmente conclusa la messa di inaugurazione del Giubileo di Papa Francesco, il quale nella sua omelia ha ricordato l'importanza dell'obbedienza e della misericordia che costituiscono lo spirito del Giubileo, che si è aperto l'8 dicembre 2015, seguito dall'apertura della Porta Santa di San Pietro, la prima delle 4 porte che saranno aperte nelle 4 basiliche di Roma. La folla visibilmente emozionata per questo bellissimo evento. Ma arrivate proprio quando avveniva l'apertura. Che emozioni è stato assistere? Un po' di brividi. È emozionante e anche una delle prime volte che arrivo qui, è sempre un piacere. Da dove venite voi? Dalla Val di Fassa in Trentino. Come siete venuti, in treno? No, siamo venuti con un viaggio organizzato di Brescia e Milano. Sì, ci tenevamo a partecipare anche perché, da come dicevano, sembrava molto critica anche la situazione, ma poi siamo arrivati qui, c'era tranquillità. Dottor Gentile, buongiorno. Che cosa ha significato organizzare nel Giubileo 2015 di Papa Francesco il servizio di assistenza sanitaria ai pellegrini? Diciamo che è stata una bella sfida ed è un lavoro che è iniziato ed è stato gestito in tempi molto rapidi, perché il precedente Giubileo è stato organizzato in tempi molto più lunghi, quindi la sfida è stata costruire una macchina efficiente che potesse funzionare in breve tempo. Allora,
Europa. Oggi operavano sotto il coordinamento di Ares, sia risorse sanitarie, avevamo garantito anche un supporto con degli psicologi, in più c'era un'associazione di c'erano dei volontari che erano stati organizzati su input della regione che ci hanno dato una mano, quindi abbiamo cercato di offrire un servizio abbastanza variegato. Quali sono gli enti che hanno partecipato all'organizzazione di questo servizio? Allora, sotto il coordinamento di Ares 118 oggi hanno lavorato le Misericordie, hanno lavorato i Cavalieri di Malta, ha lavorato la CRI, ha lavorato l'ANPAS, quindi tutte le associazioni di volontari. Sì, assolutamente sì. Penso che è un'occasione molto buona per tantissime persone, particolarmente in questo momento di tante paure, no? Una porta alla speranza, e credo che tantissima gente è venuta qua proprio con questo desiderio di rinnovare in certo senso la vita spirituale e anche pensando a un futuro che va al di là delle cose che abbiamo tra le mani adesso, no? Prendere le misure di prudenza normali che uno prenderebbe per qualsiasi atto così un pochettino multitudinario e poi fidarsi della sicurezza, no? Ormai diciamo non è che si possa fare più di più, no? Che impressione ha avuto del sistema di sicurezza approntato oggi? Penso che è abbastanza buono, nel senso che la gente era molto tranquilla, poi anche gli agenti gentili. Penso che ci sono stati molti più controlli di altre volte, sono venuto altre volte, credo che quella è una cosa buona. Hai assistito all'apertura della Porta Santa, quali sono state le tue emozioni? Beh, una sensazione unica, perché varcare quella porta, per me che sono fedele, è stata una sensazione molto bella. Basically we're just tourists and we came here for one day, so we feel very lucky that we got to see it at least. In realtà siamo arrivati adesso. No. Cioè, eravamo dentro, però siamo usciti. Siamo usciti. Che emozione è stata assistere all'apertura della Porta Santa? Ciao! Bella? Sì. Indimenticabile sicuramente.